Eccoci qua, benvenuti con questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Questo dovrebbe essere l'episodio finale, non ne sono pienamente convinto, ma dovremo essere veramente all'ultima parte, se non due episodi, massimo tre forse, quindi non dico proprio che sono sicuro che questo sia l'ultimo, ma penultimo, terzultimo, non lo so. Ad ogni modo, ci siamo. L'orrore nero è stato liberato e mi trovo alle rovine di Zalam, che però sono una cittadella. E niente, tocca per forza arrivare in cima. Toccherà affrontare qualche nemico strano. Eh sì. Ciao! C'è una forte turbolenza nell'aria e il flagello si è esteso agli altri mostri. Ora può succedere tutto. Eh sì, ma io voglio sfidare quel coso lì che non so cos'è. Ah, è una viverna, tipo? Chi è? Remobra. E insetto draconico grr, arrabbiato quindi. Quelli mi hanno chiamato il Devilgio. Mi pare, non Devi, io li chiamo Devilgio, ma vabbè. L'altra volta, quindi ho molta paura. Però il Remobra, sì, è una viverna a quanto pare. Io ora ho molta paura. Forse è un tipo veloce? No, lui fa tossina. Ai ai ai. Veleno e mi avvelena, ovviamente. È un tipo tecnico, sì. Vai, unga bunga. Ah, devo curarmi per forza dal veleno. Assalto dell'anziano. È un vecchietto. Vai, soffio dilagante di fuoco, amico mio. Falli fuori tutti, ti prego. A posto, andati, va. Bellissima. Allora, il Remobra non è troppo difficile da sconfiggere, quindi... Eh no, quel coso mi sta facendo la posta però. Mi guarda. Quel coso mi sta davvero tenendo la posta. Peccato. Tocca combatterlo per forza. Mi curo nel caso. Ecco, infatti, guarda un po'. Ora, Zinogre Stigeo. Se questo tipo mi avesse detto, tipo, vabbè, sì, mostro, potesse parlare, mi avesse detto, sciocco da parte tua pensare che questo sarebbe stato l'ultimo episodio, mi sarebbe piaciuto, però non è andata così. Quindi, mostri, oddio, sono veloci. Tutti attacchi veloci hanno fatto. Aia, mi prendo un bello smiaccaro in faccia, mi prendo. Allora, facciamo a capirci però. Tu non è che puoi farmi un danno così secco. Perché fa male. Vado KO. Grazie che vado KO. Grazie che vado KO. Ora fa potenza, però attacca il mostri, mi sa. No. Cioè sì, nel senso nessuno l'ha posato. Termine tecnico l'ha posato. Aculei velenosi. Po si può avvelenare un mostro posseduto dal flagello? Non credo. Cioè il flagello rappresenta la massima espressione della forza e della cattiveria, quindi avvelenare non penso si rientri nelle sue mansioni. Ok, attacca e mosti. Va bene. Mosti, fammi un po' il soffio dilagante del fuego incandescente. Bravo. Bravissimo, Tato. Vai. No, ho fatto tecnica, ok. Fammi veloci. Ma fai sempre velocità e fai velocità una buona volta, no? Mosti. Attacca.
Vai, vai Tato. Ti curo un'ultima volta, poi cambio e metto Rata, oppure metto Yankutku, mio fedele compagno di merende. Va bene, grande. Grande, legame che aumenta. Attacco drago e mira più. Ok, insetto dracofago. In inglese non si potrebbe leggere questo, eh. Dico solo. Ah, ho attaccato lui invece che il Mosty. Cioè che... ci siamo capiti, sì. Allora, io ti faccio l'abilità legame, però tu ti devi fa colpire. E no! Sei un infame! Sei un infame, sei! Palla di fuoco brutale. Questo è come il mostro elettrico che abbiamo incontrato quella volta, uguale. Stessa cosa, stessa incazzatura tremenda, tiene. Mi rischio la botte o mi gioco l'essenza vitale, sperando che attacchi il mostro e non me. Ok, ok, va bene, velocità non è proprio il massimo, ma... cambio mostri, cambio, mando Nerchilla, che è carico. Poi il turno dopo lo ricambio, mi gioco la botte explosive. Oh, Nerchilla, veloce, eh? Bravo. E chiama l'insetto, chiama un po' chi te pare. Oggetti, la bomba. No, l'ho messa per l'altro mostri, maledizione! Maledetti, perché mi cambia bersaglio se ce l'ho su quel mostro? Non mi cambiare bersaglio, no? Me l'ha fatta sprecare. Vabbè, persa, insomma, dai. Che seccatura. Però se mi attacchi due volte, amico mio, non è bello, eh. Senti, sai che c'è? Ti attacco e via. Ma Turupeco, vedi un po' di attaccare invece di fare il danza del coccodrillo innamorato, quello che è. Ok, chiama gli insetti amici suoi. Però il Turupeco fa... ok, scegliamo il bersaglio perché lo attacca solo uno. Assimilazione. Ma sul serio. Ehi, sì, vabbè, quanti ne recupera però? Oh, cioè, un minimo. Un minimo, eh. No, no tutti. Porca miseria. Il Kezu, vediamo un po' il Kezu che combina. Tato, dai, velocità. Yes. Oh, oh, la trappola del fulminante. Yes. Alright. Vediamo un po' se gliela facciamo. Deve avvicinarsi con un attacco potenza l'amico nostro, se no non funziona. Ehi. No, fa attacco velocity, quindi niente. Però aumentiamo il legame almeno. Aia. E le zanne fulminanti vengono. Vai, ora siamo al legame al massimo, giusto? In sella Mikoski. Abilità legame. Su tutti e tre. Vai, let's go Ski allora. Ok. Abbiamo ferito.
È ferito? Non ho più le pozioni per curarmi. Aspetta allora. Aspetta. Tu che puoi fare? Niente, allora facciamo così. Polvere rigenerante, no, polvere di vita, tutto all'intera squadra. 100 punti all'intera squadra. Aspetta, intera squadra che sta in campo però. Ma era ferito. Ce la stavo facendo che era ferito, era. Era ferito. Uffa. Ci riprovo, ma non voglio perderci troppo tempo. Perché se non ci riesco neanche al secondo e neanche al terzo tentativo, vuol dire che devo proprio diventare più forte e basta. Quindi non posso farci molto. Certo, ho sbagliato prima lì con il problema della botte, ma avrebbe cambiato poco, eh. Conta anche l'RNG. La generazione randomica di numeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui può attaccare una volta, come può attaccare due. Può decidere di chiamare i suoi amichetti, i suoi sottoposti. O forse no. Mosti. Cancella ordine. Fammi una cura o velenoso. Fai quello che ti pare, fai. Io metto la botte grande su di lui. Per sicurezza. Eccolo qua. Oh, e allora? Bravo, tu attacca. Sti schifosi. Lo so che ti stanno targettando, amico mio. Mi dispiace davvero tanto. Mi dispiace davvero, davvero tanto. Però è così. È così che deve essere. Vabbè. Ci rifaremo, tranquillo. Certo però che sono dei maledetti a targettare proprio lui, No, ti ricarico. Il Rakan mi piace molto come mosti. Certo, non è a livelli di un Rathalos, ma gli dai. Faccio tecnica. No. Questo intendo per RNG, che il mostro fa il cavolo che gli pare. E ora faccio tecnica però. Vedi, ora va bene. Sto coso, va KO o no? Oh, alleluia. Vai. Il problema è che non si può sapere quando il mosti avversario farà un attacco particolare. Quindi devi andare a sentimento. Soffio dilagante di fuoco, amico mio, perché purtroppo fa assimilazione. Quindi diciamo che ci salviamo, tra virgolette, per un turno. Ma si recupera 400 punti salute, ma è normale? Tutto quello che gli abbiamo tolto si è recuperato. Cioè, boh. Vai, meno. Finita! Già finita! Cioè, prima è durata di più! Ah, rieccomi qua, Tato. Oh, beccati questa. Olè. Mamma mia, Rata. Che mi combini, Rata. Io però ci prendo le botte. Non è colpa tua, Rata. È che il gioco proprio è fatto così. E devo migliorare. Ma non, mi ci vuole tempo sia per salire di livello sia per prendere i materiali. Ancora due volte mi attacca. Ma basta. Non può farmi andare KO con due attacchi di fila. Non è normale. Vabbè, tanto ormai è fatta. E dai, quel paese. Mancato. Quale grazia divina ci è stata concessa per far sì che mancasse l'attacco? Cosa è successo? Ecco, ora fa il mantello del drago, no? Per avere più mira. Dice, sai, prima è andata così. Poi chiama sti due cosi per riprendersi la vita. Ma è un po' troppo. È un po' troppino. Per i miei gusti. Poi per i gusti degli altri non lo so. Però un paio di bombe in più magari erano necessarie, Vabbè, ovviamente fa velocità proprio nel momento in cui non deve farla.
Ah, che dolore alla testa. Non ci siamo proprio, no. È un problema. Ci Ci vorrà vorrà un un po'. po'.